Come potete capire, questa è una zona davvero piena di punte davvero interessanti, sia a livello naturalistico sia a livello paesaggistico. Dietro di me un altro faro, a fianco a me, attorno a me, un'altra serie di piccoli panettoncini ricoperti da uccelli, da avifauna e soprattutto anche da pecore. Adesso oltretutto, spostandoci verso occidente, stiamo trovando le famose blackface sheep, quelle le pecore caratteristiche di questa zona con il muso più scuro, nero. Non potevo non girarmi al contrario per avere alle mie spalle la strada che abbiamo percorso a piedi, in parte in camper, in parte a piedi, per raggiungere questa punta. Non so se si riesce a capire quanto è stretta, diciamo che il camper la copre davvero tutta. E in ogni caso sono strade molto agevoli perché il fondo è davvero ottimo e soprattutto c'è la possibilità di fermarsi in caso di diciamo vettura contraria proveniente dal senso opposto nelle famose passing place, in cui ci si ferma a lato per lasciare scorrere appunto la vettura che viene dal senso opposto. Mi trovo su questo promontorio per osservare i movimenti delle varie specie ittiche. Poco fa ho avvistato una balena e delle focene. Raccolgo poi i dati e li inoltro alla Sea-Watch Foundation. Da qui poi scattare fotografie è davvero bellissimo, sebbene oggi non siamo fortunati dal punto di vista del meteo.